contornino spizioso. Prendiamo del burro, questo va bene per carne e pesce. Cipolle, o le rosse di Tropea, o le bianche, quello che volete voi. Andiamo a inserire tutte le cipolle. Una volta inserito tutte le cipolle, a fuoco basso, andiamo a girare le cipolle nel burro in modo che incominciano a perdere la loro acqua di vegetazione. Quindi adesso aggiungeremo un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna e un bel cucchiaio di aceto balsamico, così potete fare questo e potete metterli praticamente nei panini, con gli hamburger, sul pesce, e logicamente fate cuocere a fiamma bassa per 20 minuti una volta inserito lo zucchero e l'aceto balsamico. Abbiamo quindi inserito zucchero, come vedete, e aceto balsamico. Continuiamo la cottura per un 20 minuti. A 10 minuti aggiungete praticamente un po' di sale. Mescolate bene. Potete anche alzare giusto un po' la fiamma. La fiamma non deve essere vivace, perché altrimenti si bruciano le cipolle. Noi dobbiamo solo farle ammorbidire fino a che non diventano praticamente una palpetta, e quindi questa marmellata può essere utilizzata quando fate gli hamburger, quando fate la carne. Noi l'andremo a utilizzare oggi con un accompagnamento di una crema fatta di castagne, ed andremo a accompagnare logicamente il tacchino arrostito. Si potrebbe anche fare al forno, però siccome è lunga la cottura ho preferito comprarlo alla rosticceria, e quindi questo è un insieme praticamente perfetto con il tacchino. Voilà. Quindi a più tardi. Voilà, inserite adesso la crema che ho fatto ieri. Molto semplice il procedimento. Basta cuocere i funghi champignon nel modo tradizionale che voi conoscete, quindi aglio, olio, peperoncino, quindi poi una spruzzata di vino bianco e prezzemolo. Dopodiché si frullano tutti e diventano praticamente una crema. Ma per formare veramente proprio la crema potete aggiungere o la panna fresca, se dovete fare una cosa diciamo a momento, oppure potete fare una besciamella a parte e quindi inserite poi i funghi che voi avete frullato, che avete preparato. Il tempo di cottura della besciamella e la salsa è pronta. Io, siccome l'ho preparata ieri, che avevo intenzione anche di mangiare, però poi non ho mangiato, quindi ho messo in frigo e utilizzo oggi. Allora, ora per dare un po' di croccantezza alla nostra crema andremo a rompere però un po' di castagne, e il resto invece le mettiamo intero. Quindi una metà la andremo a rompere in modo che si crea questa croccantezza, e poi possiamo mettere anche le castagne intere. Voilà, logicamente il tempo di far cuocere bene la besciamella, come vedete, una bella grumosa, ottima. Abbassiamo un po', si sentono tutti e due i gusti, sia della castagna che dei funghi. Vedete come qua si stanno ammorbidendo fino a quando poi non diventano, diciamo, questo mo è a vostro piacere. Se vi piace tipo marmellata, allora fate cuocere più di una mezz'ora, sempre a fuoco bassissimo, per evitare di bruciarle, e poi girate ogni tanto, e se hanno bisogno di un po' d'acqua. Però se vi piacciono già così, già è bene, però
Comunque sa, sono simpatiche quando sono veramente tutte belle morbide. E questo è straordinario, queste cose di cipolla, oltre che fanno benissimo, però sono straordinarie. Straordinarie per accompagnare hamburger, carni, pesce. Mamma mia. Voilà, quindi tutto questo andremo a accompagnare con del tacchino, però potete accompagnare con hamburger, pollo, pesce, quello che volete voi. Allora, qui ripetendo, molto semplice, due tre cipolle, dipende dalla quantità che ne volete fare. Cipolle principalmente rosse di Tropea, ma potete utilizzare tutte le cipolle che voi volete, con delle belle cipolle bianche là. Comunque le rosse di Tropea, perché fanno anche un colore e poi sono già di per sé dolci, quindi potete utilizzare quelle principalmente. 20 minuti di cottura, noi stiamo a 20 minuti, quindi guardate come escono. Se volete di più, quindi le volete ancora più cremose, voi andate a fare più tempo di cottura, però comunque non dimenticate di aggiungere l'acqua, e sempre assolutamente a fiamma bassa. Un cucchiaio e mezzo, una bella noce di burro, un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna, rigorosamente di canna, perché l'altro zucchero non va bene, e un cucchiaio e mezzo di aceto balsamico. In questo caso potete mettere quello che volete voi, quello che avete in casa, o l'aceto balsamico è meglio perché è cremoso, quindi prende meglio, però è la stessissima cosa, potete utilizzare quello che volete voi. Se poi lo volete far diventare proprio crema, non c'è bisogno di metterlo nel frullatore, quindi diviene proprio come la marmellata. Dovete farlo cuocere buono per una cinquantina di minuti, però dovete aggiungere sempre acqua, dovete stare sempre vicino perché altrimenti si bruciano. Ricapitolando, la crema di castagne con funghi champignon. Ho cotto una quantità bella di funghi di champignon, cottura come sapete fare voi, aglio, olio, madonna mia che buono, aglio, olio, prezzemolo, aggiungiamo un po' d'acqua, allora. Potete aggiungere anche un po' di pepe volendo, ne ho aggiunto anche un po' di sale, aglio, olio, prezzemolo, i funghi, una spruzzatina di vino bianco, quindi fate cuocere i funghi champignon come voi sapete. Una volta che sono cotti, li frullate e quello che ottenete li inserite in una besciamella. Una besciamella la comprate già fatta, la confezione, quindi non è un problema. Oppure la fate voi con un po' di latte, un po' di burro, non è difficile la besciamella, un po' di latte, un po' di burro, un po' di farina. Quindi, però comunque avete poi due specialità da mettere vicino alle carni, quindi molto molto interessanti. Ok? Allora, io lo faccio con il tacchino. Buon pranzo a tutti. Bacioni, ciao ciao da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, per il canale Ricette da Sballo.